Mai avremmo immaginato di entrare in Kosovo a bordo del van, che è la nostra casa a tutti gli effetti. Insieme ai nostri animali, vero? Olimpia? Sacchettino è andato dietro. Adesso siamo nella No Man's Land, ovvero la terra di nessuno. Abbiamo lasciato il Montenegro pochi secondi fa e stiamo attraversando la terra di nessuno appunto per arrivare in Kosovo. Frontiera del Montenegro, facilissima, anzi, tanto non si Super vede simpatici, sì, Paolo gli ha dato la tessera sanitaria. niente. Che era blu, devo dargli la carta d'identità, gli ho dato la tessera E sanitaria. quindi il signore guarda la mia che va alla foto e fa ok, lei sì, ma te? Non è la tessera della banca, no, non è la tessera della No? banca. Ci Oh, no. hanno chiesto anche il libretto del mezzo e adesso andiamo di là. Che dobbiamo fare in Kosovo in realtà è quella al gabbiotto per l'assicurazione del mezzo, perché la nostra carta verde non copre il paese e quindi Paolo è in attesa e adesso poi vi diremo insomma tutte le procedure. Tra l'altro mi fa ridere, ovviamente, sapete, non si può riprendere, no? In dogana, cioè posso riprendere me, ma non posso riprendere assolutamente niente. E c'è Paolo che sta parlando con uno svizzero, col Maserati davanti a noi, e il signore lì, che non so cosa si stia dicendo, io vorrei essere lì in questo momento, a capire. Adesso lo svizzero ha fatto tutto. Hi! E adesso c'è Paolo che sta parlando. Inizia in modo molto esilarante. Paolo si stava scassando, adesso stai per entrare. 15. 15 euro! Perché dovete fare. Ah, Perché? perfetto! Niente, mi muovo per andare là. Perché sono arrivato lì e mi fa. Simpaticissimo, tra l'altro gli ho Pensa che chiesto. mi stavate D'altronde scassando! perché. Allora, voleva farci pagare 138 euro. Perché Minchia! è camion sopra i. Allora, le tariffe sono 15 euro se vettura, 77 se è. Camion fino a una tonnellata, 138 sopra una tonnellata, ma questo per un'assicurazione di 15 giorni. E lui quando arrivo mi fa, quello è un camion, faccio no, quello è un camper. Allora ha controllato, ha visto Libretto. dal libretto che qui c'è scritto, dov'è? Autocaravan, e quindi mi ha fatto 15 euro. A molti è successo che col camper gli abbia fatto pagare 75 per i suoi 77, ma non è andata bene, 15 euro. Benissimo, questa è l'assicurazione per quanto? 15 giorni, ci sono varie versioni, 15, 30 e così via. Noi staremo non tantissimo, quindi va bene quella da 15 giorni. Ma sì, noi abbiamo in previsione di rimanere una settimana, poi vedremo, insomma, se c'è qualcosa che proprio ci piace tantissimo, stiamo di più, Tra se non ci morti. piace, stiamo di meno, insomma. Diciamo che noi eravamo arrivati qua pensando dovessimo ammortizzare 77 euro. E quindi abbiamo detto, va, stiamo un po'. Ci gira meno adesso stare. No, ci gira proprio poco. Poi, stacco di nuovo tutto perché stiamo per arrivare al gabbiotto. Adesso più o meno, visto che ci stanno mettendo sui 5 minuti ad automobile a fare il controllo dei documenti, quindi vediamo un attimino. L'ingresso in Kosovo è stato super semplice, super ospitale anche. Prima volta che vediamo in dogana due donne, tra Sì. l'altro, Ci hanno che cioè, sorriso tutto il tempo, continuano a si sono anche salutarci. scusate per averci impiegato più tempo del Sì, previsto. tipo 5 minuti in più perché si era impallato il sistema. Ora, sto cercando di capire se la strada è giusta perché noi stesso siamo arrivati a Peje, la prima città del Kosovo che visiteremo. Sì, è la prima città arrivando da nord-est nelle montagne. In realtà qua attorno, appunto, se siete appassionati di trekking, di ferrate, è la zona perfetta per fare questo tipo di attività. Noi non le faremo perché fa freddino e il meteo non sarà bellissimo. Quindi inizieremo la visita dal bazar per poi andare a cercare la birra tipica e. Il formaggio di Rugova, vedremo se lo troviamo. Prima di raccontarvi due cose della città, noi abbiamo fatto subito spesa. Abbiamo comprato dei prodotti tipici del Kosovo. Vediamo se ce l'hanno.
Se no, due paninetti di frutta. Penso che sia quello lì, sì. Dai. Hai detto? Come? 10 lic, yes. Questo è 10 lic. Fine. Ok. So, 2 bis. Che sì? 1, 2, 3. Take away. 160. Tengo un attimo. Oli, 5 minuti, ci fermiamo e mangiamo tutto. Oli. Chupin. Mentre cacciamo sacchettino, che stava dormendo ampiamente, molto bene, mi dormendo pitellino. Vai. Prima di raccontarvi questa città, perché fuori era impossibile registrare perché c'è un traffico assurdo, ci spostiamo vicino alla città, in un monastero antico, così cerchiamo un posto un po' più tranquillo e vi raccontiamo tutto quello che abbiamo preso. Allora, abbiamo voluto comprare subito dei prodotti tipici. Questo è il formaggio della Valle di Rugova. È un formaggio molto particolare, viene ancora fatto nelle vecchie fornaci. Noi ne abbiamo preso 8 etti per la bellezza di 6,55 euro. E insieme ci mangeremo il lesnik, una specie di pane focaccia fatto con la farina di mais. All'interno c'è dello yogurt, il kos, e non sappiamo se in questo ci siano o gli spinaci o le ortiche. A volte viene fatto anche con le cipolle, non mi sembra di vederle, poi lo assaggeremo e vi diremo. Poi ci berremo insieme la birra, che è la birra nazionale del Kosovo, e ci mangiamo l'ajvar finalmente. Noi l'abbiamo comprato in Montenegro, è una crema di peperoni un pochino piccante. Che non è per te, cioè lo so che tu te lo mangeresti tutto, ma no. La forma, ma adesso la tiriamo fuori, sembra questa. Il profumo è delizioso. Sa di formaggio. Due cumi, pazzesco. Per carità. C'è un altro. Sì, ma guarda. Quanto è quello, scusa? Questo è mezzo chilo. È buono, sembra... Sembra feta. Sì, feta. Vero? È feta. Passaggio molto salato. Sì. Ricorda tantissimo la feta. Questo qui invece adesso vediamo ortica o non ortica, mentre Sara mi dà l'ivar. No, cosa sembra? No. Un simile un cake. No. A me sembrava polenta. È un qualcosa che sono mi viene in mente. Due cucchiai. Sì. La cosa è buona. Quanto è buono l'ivar, è proprio come me lo ricordavo. L'ivar buono, il formaggio molto salato e questo qua che ricorda qualcosa ma non mi viene in mente. Non è il plum cake, no, il... No, hai ragione. Zucca. Ma che zucca? Fa anche un po' di zucca. Ma non c'è la zucca. Lo so, però ci sei. Ma no, amore. Mi ricorda qualcosa che facevi con la zucca, non so perché. Che facevo io? Poco abbiamo preso. Vabbè, non lo sapremo mai. Assaggiamo la birra. Devo fare i bicchieri adatti. No, vabbè, siamo vergognosi. Allora, a parte che è tutto delizioso. Cioè, veramente è cibo semplice, ma buonissimo. Questa torta, non è torta, ma è strabuona. Cioè, sta crosticina, deliziosa. Come la birra? Cin! Amore, hai già bevuto? E volevo provarla. È buona. È buona, piace pure a me. Buonissima. Sì, non saprei, sembra... pensando a cosa mi viene in mente. Sembra birra. Sì, comunque sembra birra e sembra una qualsiasi birra nostrana. Non è che ci sia niente di eccezionale. Però è buona. Però è buona. Quanto fa? 18 gradi. E adesso? 5,5. Ah, non possiamo guidare. È per quello che andiamo al monastero. Il camper è già tutto sporco, può neanche un mese di viaggio. Partiamo col dire che non avevo previsto di vedere questo monastero. No, il però... monastero patriarcale di Peje, patrimonio UNESCO. Infatti all'ingresso ci hanno chiesto un passaporto, una carta d'identità. Sì, ma non è che ce l'hanno chiesto perché patrimonio UNESCO, ce l'hanno chiesto perché il Kosovo in realtà ha una storia, come tutti voi ben sapete, un pochino travagliata alle spalle. La guerra qua è finita da nemmeno 30 anni e il ci paese sono ancora... è stato istituito, diciamo che chiesto l'indipendenza, in realtà non è ancora ufficialmente riconosciuto, solo nel 2008, e in realtà non è ancora riconosciuto perché ci sono 5 stati nell'Unione Europea che ancora non lo accettano. Accettano,
tra cui la Serbia, paese da cui si è distaccato, paese col quale confina. E dove ci sono ancora delle tensioni, tant'è che nel momento in cui noi visitiamo, mi sembra un mese fa sì, c'è stato un attentato nella parte nord-ovest del dove paese. Noi non andremo perché, a parte che non c'è molto da vedere, tranne qualche monastero, però evitiamo di andare a impelagarci in questioni che non ci riguardano, a metterci ecco proprio a nostro rischio e pericolo, quindi rimarremo nella parte più sud del paese, nella parte tranquillissima. Qua sono tutti veramente super gentili. Da quando siamo entrati, che sono un po' tutti, non arrabbiati, però... E sono un po' schivi, come già dicevamo in Croazia. In Bosnia è migliorato tanto, perché erano tutti gentili. In Montenegro non tantissimo. Qua invece sono tutti aperti, ridono, sorridono. Come ha detto prima, la dogana erano felici. Mi sono fermato a parlare con quello dell'assicurazione. Il poliziotto qui, quando ha letto che siamo italiani, ha sorriso. Ha iniziato a dirci grazie, arrivederci, ciao. Tutte le parole che conosce. C'è anche da dire che magari, essendo un paese che non viene, magari è turisti, cioè c'è un sacco di turismo, questo non lo so. Siamo appena entrati, non sappiamo. Non è così turistico come sono tutti gli altri qua attorno. E quindi magari quando vengono i turisti sono più contenti di averli. Un'altra informazione che volevo dare sulle strade, mi è venuta in mente adesso, c'è tutta una rete autostradale nuova, che è tutta gratuita. E anche la strada per arrivare qua è spettacolare. Sì, degli scorci spettacolari, ma come è spettacolare questo viale. Poi, andando per questa strada... Scusa, andando... ci sono le mucche anche in città qua. Comunque, continuando per la strada, si va nella Rugova. Vallata, che dà il nome... al formaggio, cioè la Rugova Valley. Forse il formaggio prende il nome dalla valle, direi, sì. C'è tutto un canyon, noi non ci andremo perché è tutta in costruzione, quindi non è bellissima da percorrere. Al momento attuale, poi sì, magari in futuro sarà bellissima. Poi non fa, adesso è uscito un attimo il sole, non ha fatto bello stamattina, non so se farà bello. Sì, sarebbe un pantano da andare a tardi, visitare. Anche nel senso, siamo anche un po' stanchi, perché comunque abbiamo fatto la dogana, siamo entrati in un nuovo paese, abbiamo visitato. Abbiamo mangiato. Non ci fermeremo a dormire qui, ma andremo a dormire in un altro posto che dista, adesso non mi ricordo, mezz'oretta. Sì. E quindi fare mezz'ora, 40 minuti di andare, poi tornare, poi arrivare là, diventa lunga, quindi no. Sappiate che c'è. Adesso andiamo a vedere il monastero, che in realtà noi abbiamo visto solo il viale. È bello, eh? Allora, è da stamattina che io sono entusiasta, no, di essere qua, perché, non lo so, sento delle belle sensazioni. E quindi è un continuo dire, ma che bello, ma come sono contenta. Pensare che tipo 4 giorni fa, quando ho letto, insomma, un po' più di informazioni sul paese, ho detto a Paolo, tu sei matto, non ci dobbiamo andare, tu vuoi mettermi nel pericolo. Invece no, cioè, vabbè, siamo appena entrati, per carità, eh? Però è molto entusiasmante. Ah, diciamo che finora a livello di sicurezza, cioè abbiamo visto polizia, militari, macchine ovunque, diciamo che c'è anche un bel staccamento di forze armate in questo paese, adesso non mi ricordo il numero esatto. Persone comunque, cioè per strada, non vedi nessuno, sai che dici, ma che gente. No, è tutto tranquillo, sono molto tranquilli. Sì, molto tranquilli. Inoltre qua ci sono sia le forze armate di più o meno qualsiasi paese, sì, anche quelle italiane, oltre a quelle della NATO, e quindi come paese è abbastanza sicuro. Diciamo, la parte nord la eviteremo, però non si sa ragioni. Mai. Ora, la camminata è un po' lunga. No, ma è lì dietro, guarda, la punta. Eccolo là. Allora, mentre andiamo, vi diamo 2 notizie sulla città di Peje, che non è che abbiamo sviscerato tanto, perché tolto il bazar, tutto il resto è che sia bellissimissimo da vedere. Le cose più importanti sono il monumento ai caduti, dove ci sono sia la bandiera kosovara che quella albanese, perché a livello storico la guerra qua è iniziata per una sorta di pulizia etnica, quindi tutti gli albanesi venivano allontanati dai territori serbi, tant'è che i kosovari ancora oggi si definiscono molto molto vicini all'Albania e al popolo albanese. Questo perché l'Albania durante la guerra ha dato anche un grandissimo supporto al paese, quindi ci sono un po' queste vicissitudini. Poi c'è un vecchio hotel del 1929 che ahimè oggi non è più un hotel ma è sede di una banca, e tutto il lungo fiume che è un pochino la zona più in, se vogliamo, con tutti i ristorantini, tra l'altro tantissimi ristoranti anche italiani, quindi se avete nostalgia di un buon caffè potete prenderlo ovunque. Adesso quella lì davanti è tutta la vallata e guarda che spettacolo qua attorno. Che spettacolo! Noi, scusate, avevamo visto quella lì che pensando fosse la chiesa. Invece quella era una torre. Quella è la chiesa. Non avevamo capito niente.
Posso dire che forse non arriverà con la telecamera, ma è un luogo veramente emozionante. Giusto per dare un'idea, questo è tutto il monastero. Detto thank you for visiting, non ci è mai successo E veramente. quindi torna a quella cosa che dicevo prima, che secondo Hanno me. solo piacere di Sì. ricevere i turisti, sono veramente molto molto accoglienti. Tranne le suore dentro la chiesa, Sì, loro erano un monastero. po'. E loro erano un po' cattivelle, perché non c'è scritto da nessuna parte che non puoi far foto né riprese. Noi le stavamo facendo, e Hai poi bombato? ci ha urlato: non foto, non foto! Comunque, ormai le avevamo fatte, quindi ve le vedete. E c'è da dire che queste chiese ortodosse ne vedete tante, perché comunque sono belle, cavolo. Dentro Belle, sì. sono affascinato da quanti dettagli ci sono. Io già vedevo le chiese, perché mi piaceva comunque. Però queste qua sono Sì, dettagliatissime. a livello architettonico sono veramente spettacolari. E praticamente occupa ogni millimetro della parete. Ma anche le porte, c'è cioè tutto Tutto. l'intaglio, è bellissimo. Comunque non siamo gli unici camperisti. Abbiamo trovato una ragazza francese che non dormirà qua, però noi credo dormiremo qui. Chiediamo adesso alle forze armate, anche qua un sacco di controlli, quindi tutto in super sicurezza, si segnano solo la targa ovviamente, adesso credo daremo anche il documento. Sì, adesso vediamo. Allora, Sara sta cercando un posto per andare a dormire. Perché? Abbiamo promesso che facciamo vedere questo monastero, ma in realtà abbiamo letto, era proprio il cartello, il divieto di registrare all'interno sia i soldati, perché qua è pieno di soldati del KFOR, in questo caso erano austriaci, di là invece penso fossero americani, e Possibile, sì. dentro c'erano altri militari. Ci hanno fatto consegnare tutta la roba, lo zaino con le fotocamere, tutto. Olì. Anche i documenti hanno tenuto. Ci hanno dato il tagliandino, quando siamo usciti abbiamo ridato il tagliandino e siamo andati via. È stato molto divertente quando, mentre noi stavamo entrando, stava uscendo un ragazzo, e non so, cioè, ci ha fermati, non so, io ho pensato che fosse uno che ci Sì, voleva un accompagnare, una monaco, cosa. un. Invece era un ragazzo di Seoul che viaggia da solo, poi ci ha anche insegnato a dire arrivederci, ma non lo ricordo più. E stava facendo il tour dei Balcani. Per i turisti comunque, non pensavamo. Tornando a noi. Potremmo forse dormire qui, ma dovremmo chiamare, ma noi non abbiamo le chiamate, non abbiamo internet. Dovremmo andare dentro a cercare un monaco, ma ha iniziato a piovere forte, quindi ci spostiamo e cerchiamo un altro parcheggio. Abbiamo parcheggiato in un posto che non è dei migliori, perché No, ma non sennò. è vero, sembra di essere a casa, nel quartiere di casa propria. Sei No, stato. l'unico problema è che non è che fosse drittissimo, ero un po' storti. Siamo sempre storche, Però ma ormai ci abbiamo fatto l'abitudine. In realtà ce n'era uno migliore, poco più là, che non è segnato da nessuna parte. L'unico problema è che poi ieri sera, uscendo con Olimpia, ho visto che è vicino a dei locali, quindi c'è un casino, quindi è andata bene. Comunque, detto ciò. alla fine non vi abbiamo detto granché di quel monastero, è veramente un luogo magico, è stato eretto nel 1300 dal re Santo Stefano III e dentro contiene un tesoro inestimabile della cultura dell'arte medievale del Kosovo, quindi se dovesse mai avere occasione di visitarlo andateci perché ne vale veramente la pena. Mi dispiace che non abbiamo potuto far foto e portarvelo, perché le regole sono quelle. Si trova a metà strada tra Peia Peia o e Peie, non ho capito se è Anza Alala e e Pe. Giacova o Giacova? Più Che non si sa. Mezz'ora da uno e mezz'ora o dall'altro. meno, sì. Poi tanto scriveremo anche l'articolo con tutte le nostre mete, quindi troverete tutto sul nostro sito. Adesso andiamo a scoprire questo paesino che insomma non ci aspettavamo fosse così bello, ma invece ci sono tutti questi murales. Ieri sera col buio risaltava tantissimo con tutte le lucette. Però diluviava, quindi vi lasciamo qualche spezzone che abbiamo registrato. Adesso ce li andiamo a vedere, sempre un po' sotto la pioggia. C'è la casetta di App, che carinissima! Just the same, and the boxes on the hillside, the little boxes made ticky-tacky, little boxes on the hillside.
Se doveste venire in Kosovo, in molte città c'è il wifi free chiamato Vala Free. Questa è una cosa che è utile, vero? Sì, anche per chi magari rimane pochi giorni come noi e non ha voglia di andare a impazzire a cercare in giro sim e quant'altro. Quindi se vi scaricate le mappe prima, poi non è che avete bisogno di chissà quanti giga per sopravvivere. Piove? Non avevamo grossissime aspettative da questa città, invece... Sì, anche perché su internet si trovavano notizie un po' così frammentate, solo cercare il vecchio bazar. Dove ancora non siamo andati. Invece è veramente bellissima, sì, molto più di Peja. È molto piacevole da passeggiare, veramente, una bella scoperta. Questa credo sia la via centrale con tutti i negozi, simile a quella di Peja, con tutte queste casette in legno. Devo fidare, giusto il bazar di qua. Forse è giusto di qua, sì. Qua è tutto un grande bazar, però andiamo. Yes, you have many culture here. Everyone lives together. Yes. Yeah. This place around 500 years. Okay. This wow. Place one better. Okay. Thank you so much. Nice. Bye. Day. Bye. Thank you very much. Anche questo sono tutti carini. Ci hanno accompagnato perché non trovavamo una panetteria. Perché vogliamo un po' di pane per mangiarci ancora un po' di Aivar e formaggio oggi. E adesso andiamo a prenderlo. Nel bazar potete anche ammirare le botteghe di artigiani e le particolari culle di legno, la moschea, la cui storia risale a 500 anni fa, alcune guest house di stampo albanese e, se vi avanza tempo, sedervi in uno dei numerosi bar e locali. Ci siamo spostati per andare a visitare un altro posto che dovrebbe essere molto molto bello. Sì, abbiamo grandi aspettative perché le nostre avventure in Kosovo sono appena iniziate. È tornata la corda, forse siamo nella direzione giusta, perché lì adesso dove non c'è Sara, dove c'è Sara non si vede, se ci sempre in video lì c'è un pezzo abbastanza tosto.